2017 che si chiude e si chiude con la giornata di andata. Parliamo di calcio, ma parliamo anche del campionato di promozione, girone D, ripetiamo, 17 e ultima giornata di andata. Le squadre in campo sono il Mistral Città di Gaeta ASD, lato sinistro con maglia, con calzettoni e bordi rossi e calzoncini bianchi. Al lato destro invece abbiamo Alatri SSD Alatri Calcio, maglia verde con striscia rosa. Andiamo a leggere subito le formazioni per quanto riguarda il Mistral Gaeta. Abbiamo Valerio Caso, Mario Bernini, Andrea Pannozzo, Gennaro Vitale, 4 capitano, Aldo Monforte, 5. Sta dicendo, ripartiamo dal numero 6, Erasmo Fortunato, vice capitano, 7, Vittorio Siniscalchi, 8, Samuele Leccese, 9, Fabio Fanelli, 10, Antonio Di Lanna, 11, Fernando Di Trocchio, in panchina, 12, Gianluca Caneschi, a seguire Loris Castiglio, Stefano Fiore, Romeo Gionda, Stefano Di Florio, Andrea Mallardi e Marco Parasmo. Allenatore Alessandro Parisella, dirigente accompagnatore Ugo Turrini, medico sociale Romualdo Ferri, massaggiatore Francesca Di Puccio. Per quanto riguarda la Latri SSD, che giocherà al lato destro della nostra postazione, abbiamo Roberto Mancini, Claudio Latini, vice capitano Mirko Pirone. Ha iniziato la gara. E quindi subito vi ho detto che il team Gaetano giocherà al lato sinistro della nostra postazione con le maglie rosse. Sta dicendo 4. Quindi stavo dicendo poi 4 Alessandro Galuppi capitano, 5 Gianmarco Cestra, 6 Andrea Pompili, 7 Matteo Fiacco, 8 Emanuele Simone, 9 Silvio Paglia, 10 Nicolas Casertano, 11 Giovanni Mastroianni. In panchina Emanuele Pavia, Cristian Sirpe, Paolo Baldassarre, Dario Improta, Simone Cipriani, Alessandro Toti, Niccolo Ricciotti. Allenatore Fabio Ceci. Dirigente accompagnatore Massimo Todi, massaggiatore Gianluca Mella. Arbitri della gara abbiamo il signor Fabio Di Serio di Latina, coadiuvato degli assistenti Claudio Abatecola di Castino e Emanuele Mariniello di Latina, pur a origini campane. C'è subito un lancio, scivola, lancio in avanti, c'è Cestra che ha giocato per anni ai ottimi livelli di campionati di eccellenza regionale. Ancora battuta subito per la Mistral, allora lancio per, vediamo l'1-2, e c'è Di Trocchio si accentra, deviazione da parte del portiere, ma c'è ancora Andrea Pannozzo sul pallone, sulla fascia sinistra, e riesce a trovare una rimessa laterale, quindi possiamo dire subito che dopo 3 minuti andiamo subito a segnalare il tiro da parte del giocatore 11, volevo dire Fernando Di Trocchio. Ancora palla che va a vuoto, quindi con gli occhi il portiere Mancini accompagna il pallone.
quindi subito dopo 3 minuti conclusione da parte di Fernando Di Trocchio, è stato il portiere Roberto Mancini che è stato costretto a spingere la palla dal lato destro, ancora un colpo di testa sbagliato da parte di Gennaro Vitale. Ancora il team della Prince di Frosinone, palla in mezzo e chiusura di Andrea Pannozzo. C'è il throw-in, rimessa laterale lato sinistro della porta difesa da Valerio Caso. Ancora un rimpallo tra Paglia, palla che viaggia in aria. E ora riparte il team caro alla nutrice Caglieta, ma riparte ora con una rimessa laterale. Va il numero 2 Mario Bernisi. Nel team della mista ricordiamo assente il portierone Daniele Cenerelli, classe 1990, infortunato, gli auguriamo una buona guarigione. Portiere di Minturno, ora c'è un rimballo e una conclusione ora sporca da parte di Paglia. E non ha difficoltà Valerio Caso, visto che c'è stata anche una ribattuta. Riparte subito Caso con Erasmo Fortunato per Samuel Leccese centralmente. Ancora la Mistral di Lanna, lascia va sulla fascia Andrea Pannozzo, ancora Pannozzo di rintreggia, un colpo di tacco che serve Fabio Fanelli, giocatore di esperienza, ma riparte subito il team verde rosa con Casertano lato destro, ci sono solo maglie biancorosse, c'è un colpo di testa ancora Andrea Pannozzo, riparte subito, non c'è intesa tra 7 all'8, ovvero Vittorio Siniscalchi, classe 99, e Samuel Leccese, quindi rimessa laterale affidato al team ospite. Ancora bel tocco, cerca di ripartire Di Lanna dietro per Pannozzo, Pannozzo che rimane sulla fascia sinistra, un quasi un 4-3-3 possiamo dire, con un 4-4-2 con una mezza punta anche per il team di Alessandro Parisella, stato allenato a Itri, Monte San Biagio. Fabio Ceci mentre dall'altra parte allenatore che di buon livelli. Mentre c'è un calcio di punizione affidato a Gennaro Vitale, giocatore di esperienza, c'è un tocco, quindi calcio d'angolo, c'è stato un sfierato di testa, pare fiacco, quindi lato destro, corner affidato a Andrea Pannozzo, anzi no, lascia la palla a Samuel Leccese, quindi una palla tesa in mezzo, c'è l'1-2 con Di Trocchio, palla in mezzo e arriva Mancini che anticipa Di Lanna, quindi riparte il team Ciociaro, ma niente da fare, siamo già all'ottavo minuto. Quindi da un cross in mezzo è stato Mancini ad anticipare Di Lanna. Si cerca di conquistare la palla ma si trova solo un rimessa laterale.
ancora palla che viaggia a centrocampo. Ora scatta sulla fascia la Mistral, palla in mezzo ma ritorna sui piedi biancorossi, palla con Di Trocchio in mezzo e Mangini Roberto che fa suo il pallone, abbranca la palla e la dà alla sinistra a Cestra, uno dei grandi perni di questo Aladri. L'altro grande dalla difesa è con la maglia numero 5 della Mistral e Aldo Monforte che lo ricordiamo è stato giocatore di fondi, ex giovanile della Regina e sta lanciando anche in prima squadra lo Scauri in turno stagione 1999-2000 tempi di Rolando Conte dove l'eccellenza arrivò quinto in quell'anno, anzi per essere precisi quarto, e nella finale l'Unione Regionale persa allo Stadio Flaminio contro l'US Tor di Quinto ai supplementari per 3-2, un esito già scritto di quella finale dal suon capitolino. Ancora e non aggancia bene la palla il giocatore numero 8, vale a dire Emanuele Simone. Quindi l'invio di Roberto Mancini, Cestra chiediamo scusa, è stato Paglia che forse cercava un fallo. Riparte ora la Latri, anticipato e palla riconquistata, se ne va ancora se ne va la Leccese. Conclusione da fuori da parte di Fabio Fanelli, conclusione che non lontano dal palo ma comunque da segnalare, siamo al 12° minuto. Quindi proprio è stato Violetto Fanelli che anzi per essere preciso è stato Di Lanna che ha messo la palla a sfiorare il palo. Riparte ancora Mistral, ancora cerca l'1-2, rimessa laterale affidato al team maglia biancorossa, palla persa, fallo su Panozzo, riparte Casertano ma Panozzo si riappropria del pallone tra virgolette, bell'1-2, Siniscalchi, lancio in profondità ma ci sono solo maglie verdi con Mario Bernisi che accompagna la palla fuori per un throw-in, una rimessa laterale, vediamo se ci sarà questa rimessa laterale lunga, lato destro della porta difesa da Roberto Mancini. Si ritorna tra i piedi Caietani, ora lancio da parte di
Gennaro Vidale, ma Roberto Mancini si chiama il pallone e subito lo blocca. Ancora va sulla fascia destra, se ne va Mario Bernisi, cercano l'1-2 con Gennaro Vidale. Gennaro Vidale che cerca un lancio, ma era una via di mezzo. Vittorio Siniscalchi poco ci ha creduto, quindi facile per Roberto Mancini poter bloccare il pallone. Ora lascio a terra la palla, va all'estremo di difensore della porta del team vicino Frosinone. Ancora palla spazzata da una parte all'altra, ancora ora c'è il Siniscalchi, ma palla persa, anzi riparte ora con Gennaro Vidale. Gennaro Vidale, c'è uno scatto e va a servire Vittorio Siniscalchi al centro, ancora la Mistral, attenzione il servizio, tenta il pallonetto di nuovo Fabio Fanelli, conclusione ora da parte di Fernando Tritrocchio, un'azione spettacolare che trova l'angolo. Angolo siamo già al 16esimo, attenzione, palla che viene sfiorata al palo, quindi sull'angolo di destra battuto dal capitano Vidale, palla in mezzo ora. Ancora la squadra della Latri che cerca di uscire fuori. Riparte, se ne va veloce, ancora se ne va con il numero 8 Emanuele Simone, che ora riceve la palla, ancora Emanuele Simone, vediamo, è stato forse un giocatore a terra, rimessa laterale. Vediamo se c'è un cambio oppure pare che si sia rialzato. Giocare ora ancora
azione, conclusione, palla che va alta, c'è stato un cambio, quindi è entrato ora giocatore con la maglia numero 17 Toti. Quindi è uscito il numero 9, abbiamo detto Paglia. Ancora palla che va fuori, quindi un goal kick affidato al portiere Valerio Caso. Dopo 20 minuti c'è stato il primo cambio perché si è fatto male Silvio Paglia ed è entrato Alessandro Toti, classe 2000. Siamo qui allo stadio Antonio Riciniello di Gaeta, ricordiamo il risultato di promozione girone D tra Mistral Città di Gaeta e Alatri 0-0, ma intanto conclusione, palla in rete! Bravissimo Emanuele Mastroianni! Poco fa avevamo parlato dei risultati di 0-0, neanche il tempo di terminare, subito lancio a Mastroianni che di diagonale ha messo la palla dentro al 21esimo, quindi cambio risultato, Mistral Città di Gaeta 0 Alatri Calcio 1, gol di Giovanni Mastroianni. Quindi andiamo a segnare subito il gol da parte di Mastroianni. Quindi sia il... attenzione al brutto fallo. Ammonito. Abbiamo il numero 4 Galuppi per un brutto fallo. Quindi andiamo a segnare che un cambio fatto dalla Alatri Calcio SSD, una munizione ora per l'Alatri Calcio SSD di Galuppi, ma la cosa importante ai fini del risultato, la rete di Giovanni Mastroianni al 21esimo. Come si dice, dopo quando costruisci tanto e alla fine l'unica azione pericolosa che subisci ti manda la palla dentro. Il calcio è così, ma c'è Gennaro Vitale da fuori aria che dovrebbe far partire un tiro diretto, difficile, ci sarà uno spiovente. E così è. E respinge Roberto Mancini davanti al... una palla che cade proprio davanti. Intanto c'è Valerio Casu che blocca il pallone. Siamo al 23esimo minuto, intanto combatte Vittorio Siniscalchi e viene anticipato Fabio Fanelli. Calcio d'angolo. Ora il calcio d'angolo,
sempre con questo schema, palla messa in mezzo da Vitale, attenzione, c'è un offside secondo l'arbitro di Samuele Leccesi, quindi siamo sempre sull'1-0 per la Latri Calcio SSD. Il gol di Giovanni Mastroianni al 21esimo minuto, la prima azione pericolosa da parte del team dell'entroterra contro le varie opportunità per il team caro alla nutrice Gaieta. Prima palla presa ora da Toti, ancora dietro per Pirone, palla persa, riparte Andrea Pannozzo, se non va sulla fascia sinistra, ma palla che viene ripresa dal giocatore ammonito Galuppi, lancio in profondità, scatto da parte di Casertano sulla fascia destra, Casertano mette in mezzo, ma ci sono solo maglie biancorosse. Chiusura di Erasmo Fortunato, non riesce ad arrivare Andrea Pannozzo prima degli altri per poter salvare il throw-in, ma throw-in affidato a Latini, vice capitano Claudio, non riesce ad agganciare la palla, quindi siamo un goal kick per Valerio Caso, che oggi sostituisce Daniele Cenerelli. Ora palla persa, occasione per il Vittorio Siniscalchi. Ancora subito palla battuta, c'è ancora la Mistral, guardate come aggancia la palla di Trocchio, in mezzo di Trocchio, grande rifinitore per Samuele Leccese, per Pannozzo, palla in mezzo, Galuppi, messa laterale ancora di Andrea Pannozzo, messa laterale, palla che va a prendere a Fabio Fanelli, ancora se no, il bomber, la maglia numero 9, palla in mezzo, va a agganciare di Trocchio per Fanelli, attenzione, scivolata, e l'arbitro dà fuori gioco. Poteva forse essere magari corner, però l'arbitro ha dato offside. Ora si va a sistemare, vediamo ora con Gennaro Vitale che dà una mano magari a rafforzare quando ci sono le parti, gli attaccanti avversari vanno per via centrale, ma è un mediano anche dotato di grande rifinitura sul tiro e sugli assist, anche tra virgolette esperienza anche in interregionale. Ancora palla che va a Erasmo Fortunato, chiedo scusa a Pompili, ancora per Casertano, mette in mezzo e c'è forse una tentata spinta di fiacco a Andrea Pannozzo, ma rimane in piedi ancora la Mistral che riparte sulla fascia sinistra, se no ancora la Mistral Gaeta, in mezzo ancora Pannozzo, mette uno spianamento in mezzo ma è troppo lontano, palla che viene riconquistata da Gennaro Vitale, va il mediano centro difensivo del team di Mister Parisella, e ora c'è un free kick, un calcio di punizione deciso dall'arbitro Fabio Di Serio di Latina, quindi c'è Gennaro Vitale. Attenzione, assist Gennaro Vitale, va alle ortiche, questa palla poteva
optare per uno spiovente, un tiro diretto a porta. Ma attenzione, riparte ora con l'autore del gol Mastroianni, che va a servire Toti, ancora Toti, entra in area Toti, salta l'avversario, Toti in mezzo, salvataggio. Bravo Giovanni Toti, ma salvataggio di Pompili. Siamo al trentesimo. Attenzione, conclusione, palla respinta, riparte la palla per Pompili dalla sinistra, mette in mezzo, è facile per Valerio Caso, non è alto Valerio Caso, ma comunque un portiere è bravo a saltare. Ora attenzione, palla in mezzo, guardate per rigore, che occasione che ha sbagliato nella ripartenza. Vittorio Siniscalchi. Via dal fondo. Siamo ancora per la Mistral, riparte con Mario Bernisi. Ora colpo di testa. C'è un forse fallo fischiato fuori gioco. Se no ancora. Palla che viene spazzata in avanti. Riparte sempre Toti. Niente da fare. Siamo sempre 1-0 per la Mistral, anche chiedo scusa, 1-0 per il team dell'Alatri Calcio. Ancora. Lancio in profondità. E ancora a caso. Bonforte. La palla che trova solo i piedi di Roberto Mancini, quindi sicurezza da parte della Latri, prende questa palla alla sua sinistra, Berpirone cerca l'1-2. Vediamo se ci sarà un altro cartellino, forse fallo da parte di Fabio Fanelli, quindi computo delle ammunizioni anche Fabio Fanelli. Manca circa un quarto d'ora al termine di questo primo tempo. Alatri
vantaggio 1-0 qui alla, qua all'Antonio Riciniello di Gaeta contro la mistra città di Gaeta. Ma intanto parte proprio il, team gaetano, salta l'avversario, viene messa a terra ora Fernando Di Trocchio e vediamo, si chiede una munizione, l'arbitro dice che è stato, il fallo è stato fatto da Emanuele Simone. Ancora palla messa in mezzo ed è il gol del pareggio. Fabio Fanelli, il bomber che non perdona penalisti da occasione. Bello il grande in mezzo messo da Andrea Pannozzo. Quindi siamo sull'1-1 quando mancano 10 minuti, quindi al gol fatto da Silvio Paglia al 20° minuto, dopo un quarto d'ora risponde Fabio Fanelli. Ah, chiedo scusa, no, questo è il cambio, il gol di, Mastroianni. Paglia, abbiamo detto, è stato sostituito al gol di Mastroianni al 21°, c'è stato il pareggio da parte del numero 9 Fanelli. Chiediamo scusa. Ancora retropassaggio e ora team Gaetano che cerca di poter fare qualcosa. Sta dicendo che andiamo a vedere anche magari la situazione in classifica prima dell'inizio della gara. Allora Riacastino 34 punti, Monte San Biagio 33, Nuova Itri 32, Sora 30, Polisportiva Gaeta 1131 28, Terracina 27, Monte San Giovanni Campano 26, Tecchiena 20, Mista Gaeta 19, Procalcio Leno 17, Pontigna 16, Arpino 14, Suglio Castelforte 13, Alatri e Sporting Vodice di Borgo Vodice, frazione di Sabbadia e Casalvieri 12, Scalambra Serrone 4 e Priverno ritirata. Quindi abbiamo visto la classifica andiamo a vedere un attimo la, ora la situazione, stanno dicendo al gol di Mastroianni. Dicendo che il gol di Mastroianni per quanto riguarda l'1-0 c'è stato l'1-1, quindi ci andiamo a siglare. Calcio d'angolo, palla in mezzo, c'è un colpo di testa, ma ottimo di Lana che procede sulla palla, non riesce ad agganciare, Mastroianni, forse è stato toccato dal difensore Cestra che è espertissimo. Manca, vediamo poco, siamo al 39°. Sì.
attenzione, Mancini che rischia, occasione, il tiro al gol, da fuori aria, Vittorio Sini Scalchi, Bistra Città di Gaeta in vantaggio. Un orrore questo di Roberto Mancini, ma è stato bravo il giocatore classe 99 dalla tre quarti. Dalla tre quarti di tiro pennellato, bellissimo. E siamo ora sul 2-1, Mistral che ha rovesciato la situazione. Quindi 2-1 per la Mistral Gaeta. Ancora c'è un fallo da parte di Vittorio Siscalchi. Quindi al 40esimo, 5-1 al termine di questo primo tempo, siamo 2-1 per la Mistral Gaeta, che palla in mezzo, spazza Leccese, se ne va, cerca di andarsene Vittorio Siniscalchi. Quindi Mistral 2, Alatri Calcio SSD 1, vantaggio del team. Ancora attenzione, palla che rimane là con in area, vantaggio del team dei Green Pink Boys. Ora bello questa palla con Mastroianni al 21esimo, poi c'è stato il pareggio in 5 minuti, prima il pareggio e poi il 2-1 per la Mistral, prima il pareggio da parte di Fabio Fanelli, altro grande giocatore di esperienza, successivamente per un errore sbagliato di Roberto Mancini è stato numero 7 Vittorio Siniscalchi, che con una pennellata d'autore è riuscito a mettere la palla dentro. Come si dice, come dicevano i latini, il cosiddetto carpe diem, quindi appena c'è stata l'occasione subito dentro. È in campo comunque, possiamo dire, abbiamo due grandi istituzioni del calcio, possiamo dire, della parte, diciamolo, magari del Basso Lazio oppure il di Frosinone della provincia di Latino, ovvero Aldo Monforte nel team Gaetano. Ricordiamo di Fondi, è stato nel 1982 difensore centrale, ex Beretti con la Regina, poi sarà Fondi, anzi prima Fondi, poi Beretti della Regina, poi con lo scouting in turno stagione 99-2000, con lo scouting in turno che è stato in eccellenza, fu avversario della Sportiva Gaeta, del Formia Calcio, che portò il team indonese ad arrivare quarto nella, quel campionato di eccellenza dove fu Davide Palladino la prima volta ad allenare, e poi vice campione regionale nella finale persa al Flaminio purtroppo contro l'US Tor di Quinto Roma per 3-2. E poi dall'altra parte c'è stato Cestra, che Gianmarco Cestra che Gianmarco Cestra che ora ha la maglia numero 5, che ha giocato tanti
tanti anni in eccellenza, qualche presenza anche interregionale, quindi mi piace. Ora guardate come se ne va la Latri, che possibilità gli viene data, e guardate il salvataggio che ha dovuto fare numero 5 Aldo Monforte. C'è il team di mister Fabio Ceci in tutto solitario, come stasse facendo allenamento con i birilli, stanno da solo. Intanto corner alla sinistra della porta difesa da Valerio Caso, classe 97, oggi a sostituire San Daniele Cenerelli, portierone di Minturno, infortunato. E ricordo che la squadra chiaramente la squadra della Latri, un colore sociale verde rosa, si è andata tutti avanti giustamente per cercare di chiudere almeno con le qualità, con il 2-2 il primo tempo, ma Aldo Monforte comunque un evergreen ha sempre ha cercato di evitare di subire il gol. Intanto un throw in affidato a Andrea Pannozzo, che su quella fascia sinistra comunque si è dato da fare, è stato anche merito suo se si è arrivato il gol del pareggio. Allora ancora rimessa laterale, come la formica, vale a dire passi brevi e precisi per cercare di avanzare. Intanto lancio, c'è che spezzare dietro Totti, ma c'è il pressing da parte del Gaeta, palla conquistata, bello 1-2 da parte di Bernisi a Samuele Leccese, che non riesce a mantenere la palla in campo, pertanto c'è un throw in affidato alla Alatri. Ancora Pompili, palla in avanti, rimessa laterale, e di testa se ne va Vittorio Siniscalchi. Pannozzo che va a anticipare di testa. Vediamo, manca poco alla chiusura di questo primo tempo. Siamo già in minuto di recupero, quindi siamo già al terzo minuto di recupero. Colpo di testa. Ancora. E termina così il primo tempo. Allora Mistral Città di Gaeta 2 Alatri Calcio SSD 1. Andiamo a vedere il gol. Vantaggio di Giovanni Mastroianni al 21esimo minuto per il team della Latri, dopo in 5 minuti, vale a dire 35esimo e 40esimo, si è cavolta la situazione. Al 35esimo Fabio Fanelli e al 40esimo con Vittorio Siniscalchi, classe 99 dalla tre quarti di campo avversaria. Quindi a risentirci nella ripresa del secondo tempo. Torniamo in campo, subito c'è stato
un secondo cambio nel team. Ciociaro, tra l'altro il numero 14, vediamo un po' chi è uscito. Quindi un altro difensore, possiamo dire un nuovo difensore. Torniamo intanto in campo, siamo 2-1 per la Mistral. Ancora c'è il Gaeta in campo, se ne va con Di Lanna, palla in mezzo, vediamo, dovrebbe essere uscito il numero 4 Galuppi. Sì, è uscito Galuppi, è entrato il 14, quindi fuori Galuppi, numero 4, dentro Baldassarre. Già due cambi da parte della schiera della Latri, quindi due a uno per il Mistral Città di Gaeta in maglia rossa, maglia, calzettoni e righe sui calzoncini rossi, mentre calzoncini e maniche, possiamo dire la maglia di colore bianco, quindi i colori, possiamo dire, cari al comune delle spiagge di Sant'Agostino, Serapo, dell'Ariana, fate voi, uno dei posti fantastici proprio della, non in Italia ma anche nel mondo, soprattutto a livello di mare, soprattutto città, pescatori della marina, una delle perle di questo nostro golfo di Gaeta. Ancora ancora la squadra della Latri cerca di andare avanti ma non trova l'esito sperato. Ancora ora c'è la Mistral che cerca di ripartire, c'è un lancio tra Lisci e Tocchi che non arrivano ora, ma intanto c'è la Latri, se ne va ora con Bernisi. In ripartenza cerca l'1-2, bravissimo, ora se ne va Di Trocchio, niente da fare. Ancora ancora il Gaeta, se ne va ora con Fanelli riceve la palla, ancora Fanelli, Fabio Fanelli, Di Trocchio è coperto e come prima ha tentato uno spiovente, però c'era fuori gioco. L'idea era buona perché Fanelli nel spizzare e colpire la palla di testa avrebbe anche potuto prenderla precisamente sulla nuca con palla che ribalzava, poi andava in rete.
lancio in profondità, ancora cerca l'1-2, ora se ne va Di Trocchio, ancora Di Trocchio, palla persa, cerca l'1-2, c'è brutto fallo su Di Trocchio e viene ammonito anche Baldassarre. A livello di cartellini, due i cartellini per la Latri. Siamo sul 2-1 per il Mistral, città di Gaeta. Sta iniziando un po' a scendere il fresco, una mattina questa di questo sabato 23, sembra primavera inoltrata, ancora non ce la fa a scattare Vittorio Siniscalchi. Vittorio Siniscalchi che cerca di essere come una zanzara, pronto a pizzicare, ad attaccare gli avversari e stare sempre nelle l'avvicino. Ancora. Ecco l'1-2, ancora Alatri. Bravissima, bella la chiusura di Bernice, riparte la Mistral. Se va ancora Fanelli. Non riesce Fanelli a servire Di Trocchio e se ne va l'altro numero 11, Giovanni Mastroianni, l'autore dell'unico gol in giornata del team in green jersey. Ancora Fabio Fanelli, bello 1-2 e non c'è intesa. Bravo anche numero 5 Cestra a chiudere. Lancio profondamente, un colpo di testa ancora. C'è una palla. C'è un giocatore a terra. E quindi qui siamo al decimo minuto, ancora palla in avanti, bello il tiro da parte di Vittorio Siniscalchi, ma niente da fare per lui, palla che ha sfiorato il palo. Ancora lancio, non riesce bene la palla messa in mezzo da parte di Bernisi. Aldo Monforte che richiama i propri giocatori. Aldo Monforte, vi ho detto, che nella Beretti della Regina.
Nessun problema. Ancora palla in mezzo, Valerio Castro. Retropassaggio rischioso di Cestra al proprio portiere. Riparte ora la Latri, si accentra. Ancora cerca un compagno e lo lascia palla a Bernisi. Ancora Bernisi, vale in mezzo, c'è un cross. Ancora Valerio Castro senza problemi, non c'è nessun attaccante. Intanto pronto il terzo cambio nel team caro alla terra sciociara. C'è a terra il numero 6 Pompili. C'è cambio. Anzi, c'è un doppio cambio, entrambi i numeri 16, vale dire Cipriano e Di Florio. Quindi primo il cambio, vediamo per quindi 16 per vediamo un attimo, per numero 8 Samuele Leccese. Quindi quando siamo al minuto 14 minuto, ancora c'è Aldo Monforte, butta questa palla in avanti. Ancora c'è il lancio in profondità, c'è uno scatto anticipato dove c'è il Baldassare che ha anticipato numero 11 Di Trocchio. Bravo Vannozzo, palla a terra, riparte, pennellata per Fanelli e c'è uno scatto, ora Di Trocchio, ma l'arbitro fischia offside. Altro fallo. Vediamo che c'è ora vedete sta il numero, come abbiamo detto è stato il numero 14 anzi il numero 16 al posto di Pompili, è arrivato sul 14° minuto.
situazione, è molto facile per Mancini. Ancora Malapistral riparte, palla che va fuori, palla che non rimane, Vittorio si scacchi, non la fa rimanere. Ora palla che liscia e vediamo, attenzione, occasione, conclusione, bravo Caso su tiro del numero 10 casertano. Calcio d'angolo, palla che è lontana, Caos spazza come può, ma palla che rimane ora nei piedi del team Maglia Verde, ancora spazzare tutto in avanti. Fuori gioco, quello che dice l'arbitro. Quei minuti andiamo a vedere un attimo. Siamo al 18° minuto, intanto Pannozzo se ne va. Ancora c'è un lancio in profondità. Sa la palla come può. Ora palla in mezzo, da dimenticare ora questo tiro grosso di Giovanni Mastroianni, che ha sbloccato la situazione, poi è iniziato un po' a calare, ma siamo sul 2-1. Mister Alessandro Parisella che va a disposizione suoi, intanto si rilancia la porta di Valerio Caso. Ancora intanto se ne va Di Trocchio, lascia la palla a Fanelli, anticipato alla fine, ma l'arbitro dava fuori gioco. Troppo tardi questo assist fatto al bomber in maglia biancorossa, ma ancora palla che viaggia in centrocampo, c'è un lancio ora, scatto da parte di Toti che non sa, non riesce a mantenere la palla in campo, non per questione di fuorigioco. That's it. Attenzione ora. A rilanciare ancora Gennaro Vitale, l'1-2 orizzontale per Di Trocchio, in mezzo a 3 Di Trocchio non riesce ad avanzare, intanto sale Vierco Vitale, sale addirittura, è salito anche Pannozzo in avanti, ma Pannozzo rientra su se stesso. Ora c'è un lancio. Gennaro Vitale in mezzo a 3, comunque sta a mantenere campo e la sa anche dare questa palla. Ecco Pannozzo, lancio in profondità, scatta Di Trocchio, dietro c'è Pannozzo,
Ora Pannozzo mette in mezzo molto basso, non ci ha creduto il numero 3 in maglia biancorossa, che comunque la parte sua la sta facendo. Palla che va fuori. Siamo qua allo stadio Antonio Riciniello, 2-1 per la Mistral Città di Gaeta. Calcio d'angolo, e Bruno Mancini non ha problemi, anzi Roberto Mancini, chiedo scusa. Si parte ancora. Palla in mezzo, bravo Valerio Caso. Ancora Valerio Caso, rilancia Fanelli. L'arbitro trova un fallo di mano, non poteva essere fuori gioco perché c'erano tre difensori della Latri, quindi l'unica situazione era il fallo di mano, e così è. La Latri, punizione affidata alla Mistral, palla che non riesce ad arrivare ancora a Gennaro Vitale. Ritorna tra i piedi di Baldassarre, Litton che si è abbassato. Roberto Mancini, attenzione! Fanelli, era gol! Fabio Fanelli! Secondo errore, secondo gol di Fabio Fanelli. Quindi di nuovo carpe diem, siamo al 24esimo minuto. Siamo sul 3-1. Cioè, nel vero senso della parola, due errori da parte del portiere Roberto Mancini e due errori, 3-1. Quindi Mistral allora che deve solo cercare di gestire. Bravo Pannozzo che nel contrasto, nell'andare a chiudere, va col collo piede e fa cadere la palla sotto al braccio, al petto di Bernisi, per dire la scena di Bernisi, quindi a riconquistare la rimessa laterale. Intanto se ne va un altro minuto, non mancano 20 al termine di questa gara. Una Mistral Gaeta sotto 1-0, ora conduce 3-1, quindi l'unica possiamo dire, l'unico regalo, il miglior regalo che si poteva fare proprio il team Gaetano oggi. Dando pronto un altro giocatore ad entrare nel team caro alla, vedete, nel team che è all'ombra della montagna spaccata, se è proprio il numero 17, Andrea Mallardi,
Tanto c'è la Latri in avanti, palla in mezzo e tutti fermi i giocatori Gaetani, ma alla fine il tiro di Mallardi risulta fiocco. Scusa, il tiro di Lodi risulta fiocco. E ora c'è il cambio. Ammonizione da parte del numero 16 di Florio. Entrando il cambio. Sette per 9, quindi il serial quindi numero 17, vuole dire Andrea Mallardi al posto di del numero 9 c'è stato un errore, quindi ora intanto se ne va una palla. Stavo dicendo che quindi siamo al 26° minuto, quindi al 26° minuto è entrato Di Florio a posto di Fanelli. Riparte ora la Mistral, ancora ripartenza, se ne va Mastroianni, ancora Mastroianni entra in area, Mastroianni, e l'entrata è pulita da parte di Aldo Monforte, suo stile, la sua forza, esperienza. Ho dato prima la palla a Di Florio, sta quasi per cadere il sole, una bella giornata quella di oggi, intanto la Mistral se la va in avanti, cade a terra, la Latri ora addirittura va ad attaccare a 4, ora non dà nemmeno il vantaggio per a Casertano. Viene a minuto anche Bernisi. Qua l'arbitro, forse l'altro errore che ha commesso è non dare vantaggio alla... fuori gioco è la squadra della Mistral. Pannozzo con fa passare tempo, mancano meno di 20 minuti, intanto un altro cambio nelle file del team in maglia verde rosa, c'è il numero 15 in prota, pronto ad entrare, classe 99 in prota, e va fuori il numero 7, Fiacco.
Siamo al 30° minuto, quindi un 4-1 al termine di questa gara, 3-1 per la Mistral. Circa l'1-2, attenzione, non so cosa è fischiato, forse dice fischiato fuori gioco, ma si è andato quasi da solo. Intanto altro cambio, Gaetano pronto. Esce tra gli applausi ora Fernando Di Trocchio e dentro il numero 14 Stefano Fiore. Bravo Di Trocchio che ha fatto un gol dalla tre quarti, una pennellata d'autore. Siamo al 31° minuto. Lancio in profondità. Attenzione, cerca la palla in mezzo, ma c'è un corner. C'è un calcio d'angolo. Palla in mezzo, Spitz. Ancora Pannozzo cerca di mettere in mezzo. Non ce la fa Gennaro Vitale ad arrivare per primo. Intanto ripartenza. Se ne va Giovanni Mastroianni sulla fascia, Mastroianni contro Siniscalchi. Ora palla che va sul braccio e quindi l'arbitro se ne accorge, ormai siamo quasi allo scadere, siamo allo scadere, manca, siamo al 32°, quindi 32°, 13 minuti. Ancora palla in mezzo, facile per il portiere. Lancio in profondità, scatto di Mastroianni, ancora Mastroianni. Mastroianni si attarda a tirare, tiro di Mastroianni. Mastroianni si è attardato a tirare, bel lancio. Si è attardato magari nel tirare, forse a stare col busto un po' più dietro e poter trovare un tiro di prima. Intanto spiovente, viene fischiato un fuorigioco. Se ne va Pannozzo a prendersi l'incarico della battuta. Ancora Mistral che va in avanti. Siamo al 34°. No, no, no.
altro cambio pronto per il team Ciociaro. Gennaro Vitale, ancora, e tiro in diagonale da parte di numero 14 Stefano Fiore, palla che sfiora il secondo palo. Cambio fuori, storico Cestra per dentro numero 13, quindi siamo al, andiamo a vedere il minuto, siamo al 36esimo minuto. Quindi 9 minuti al termine di questa gara, chiuso. Scatta anche Pannozzo in avanti, ma c'è ancora la Mistral che ha il possesso palla. Conclusione. Ecco un altro cambio. Quindi c'è il numero 15 Romeo Giunda al posto. Per 15, quindi scusate, il numero 15 Romeo Giunta al posto del numero 10. Quindi andiamo a vedere 37esimo. Otto minuti al termine di questa gara, una Mistral che si è, tra virgolette, archiviata. Si è archiviata questa gara. Ancora Mistral che vuole chiudere al meglio questo 2017, ci sta riuscendo proprio in casa, proprio ribaltando l'1-0 passivo. Ancora scatto, profondità, c'è un retropassaggio, Roberto Mangini stava rischiando di scivolare. Attenzione! Ed è calcio di rigore. Retropassaggio ora. Calcio di rigore è affidato ora, vediamo che dà sul pallone, tiro e palla che va fuori,
sbaglia il numero 17 Di Florio. Ancora palla che rimane in campo, siamo ormai quasi a chiudere, mancano 5 minuti. Ammonito pure Aldo Monforte. C'è una punizione, palla in mezzo, colpo di testa, ancora cerca da con il numero 16 Cipriani, un altro cambio pronto ad entrare, quindi dovrebbe essere ora il numero 13 Loris Castiglio al posto del numero 7 Vittorio Siniscalchi, classe 99, bravissimo oggi questo numero 7. Quindi minuto, siamo al 42esimo. Quindi 42esimo e una mistra Gaeta che addirittura si è permesso il lusso di sbagliare un calcio di rigore. Quindi sotto 1-0 è arrivata sul 4-1, ormai si aspetta solo il tipico fischio finale per poi rompere le righe con questo 2017 che ha visto oggi, ecco, momentaneamente, diciamo momentaneamente, la vittoria del mister Gaeta contro la Latri Calcio. Se ne va ora Pannozzo, a giocatore 8 sulla fascia sinistra. Pannozzo che comunque è uno che ha creato una forma di protettorato su quella fascia sinistra. È stato pronto anche a staccarsi e andare in avanti. Lascia il corner al numero 16 Andrea Mallardi. Ora Andrea Mallardi, calcio di punizione da fuori, vediamo, sicuramente sarà un pallone buono. CVD, come voleva si dimostrare per capitano Gennaro Vitale, che ha anche la forza e la precisione di mettere dentro, visto che lui è un mancino, ma anche di lasciarla, perché no? Mallardi, infatti lascia Andrea Mallardi a Vitale che cerca di difendere, ecco Vitale che ormai si pensa a chiudere, si gira la palla, Pannozzo coperto da due, si ritorna al centrocampo, 4 minuti di recupero. Aldo Monforte, addirittura il portiere Valerio Caso, palla che può essere gestita meglio, ora occasione persa. Pannozzo che è
che va a controllare un po'. Gamba tesa. Punizione per la Mistral, ancora Pannozzo per Gennaro Vitale, ancora Pannozzo. Gennaro Vitale ottimo nel gioco, lancio in profondità, ma intanto se ne va. Cerca l'1-2 in scivolata. Sta quasi per finire, ecco, questa gara. Tagliani inizia ad andarsene, intanto viene fischiato fuori gioco Mistral Gaeta, che ha ribaltato e ha fatto sua questa gara. Ancora ecco l'azione, palla in mezzo troppo dietro, conclusione, ora c'è il gol. Loris Castillo, grandissimo e preciso gol. Bella la palla in mezzo che è andata a mettere il numero 16 Mallardi, quindi situazione di 4-1. Siamo sul 4-1. Siamo al 48esimo minuto. Vedete, siamo sul 4-1 e poteva anche essere 5-1 se... se avesse sbagliato il rigore di Florio. Ancora c'è un colpo di testa, cerca di l'autore del gol di Castillo di poter, intanto fischia alla fine l'arbitro Fabio Di Serio di Latina e con il miglior risultato per la Mistral Gaeta che vince 4-1. Andiamo a vedere le reti. Prima c'è stato vantaggio della Latri con Giovanni Mastroianni al 21esimo minuto, dopodiché in 5 minuti si è ribaltata la situazione. Prima al 35esimo c'è stato Fabio Fanelli e poi al 40esimo il gol del 2-1 segnato da Vittorio Siniscalchi. Nella ripresa al 24esimo ancora Fabio Fanelli. Poi c'è stato il 4-1 proprio poc'anzi al 48esimo minuto, quindi terzo minuto. È stato il gol fatto da numero 13 Loris Castillo. È da ricordare che esattamente al 40esimo il numero 17 Stefano Di Florio ha sbagliato un calcio di rigore. Quindi qui al vostro Aldo Conte andiamo a chiudere questo risultato. Vista Città di Gaeta contro Alatri Calcio 4-1. Andiamo a sentire le interviste. We'll be right back.
Allora, con il mister Alessandro Paresella, allora 4-1 finale, sotto 1-0, e tu hai chiesto, ragazzi, dobbiamo chiudere il 2017 in meglio. Sì, siamo partiti bene, poi una nostra disattenzione, siamo andati sotto. La squadra però stava bene in mezzo al campo, una squadra che voleva vincere a tutti i costi, l'abbiamo dimostrato con una prestazione di altissimo livello, soprattutto caratteriale, soprattutto agonistico e nello stesso tempo anche di intensità. Una squadra che ha lottato fino al 90esimo, ci ha creduto fino al 90esimo, e questa è una dimostrazione che stiamo crescendo sotto questo aspetto. Tre partite, tre vittorie, quindi ci portano adesso a fare un bel Natale e prepararci bene per questo girone di ritorno, dove potremmo dire la nostra per quello che riguarda lo scontro con le altre squadre, perché la nostra classifica, io penso e sono convinto che è bugiarda, la nostra classifica potremmo avere qualche punto in più, però adesso lo dobbiamo dimostrare sul campo, soprattutto nel girone di ritorno. Il prossimo turno, l'anno nuovo, si andrà su un campo, diciamo, un po' ostico, a Tecchiena. Tecchiena, i campi sociali di solito sono campi molto ostici, anche perché questo è un campionato che comunque sta vedendo squadre che non sempre chi è al comando facilmente riesce a battere le squadre magari di metà classifica. Sì, 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 sì. Domenica, quando riprenderemo il 7 gennaio, incontreremo una squadra che oggi sembra che ha perso, quindi vorrà ripartire abbastanza bene. I campi della Ceceria sono campi dove ti devi andare a guadagnare i punti, ti devi andare a guadagnare le vittorie, e da parte nostra noi cercheremo di prepararci bene per ripartire, come ho detto prima, in questo campionato dove dobbiamo fare un girone di ritorno migliore di quello d'andata. Allora, oggi la cosa particolare è un Fabio Fanelli che ha una storia, insomma, a livello calcistico, Provincia di Latina, che si è messo un certo là davanti a dare l'anima, ma abbiamo visto anche praticamente ragazzi che, quando un certo tempo si era detto che bisognava andare avanti, abbiamo visto addirittura Pannozzi, un certo tempo se n'è andato davanti. Cioè, questo è lo spirito vittorioso, lo spirito che comunque si può fare anche qualcosa di più, oppure quali sono gli obiettivi finali della Mistral? Oggi i ragazzi hanno dimostrato che volevano la vittoria a tutti i costi, tutti quanti si sono sacrificati, tutti quanti hanno capito l'importanza della partita, perché altrimenti certi tipi di prestazioni non si possono fare. Noi nel mercato di dicembre abbiamo aggiustato la squadra perché ricordava gli under, non abbiamo mandato via nessuno di quelli che potevano essere qualcuno in più. Perché? Perché noi ci crediamo, vogliamo avere tutte le alternative importanti in tutti i ruoli del campo. Quindi chi sta meglio la domenica gioca, loro devono dimostrare settimana dopo settimana, e questo ci deve portare ad avere la speranza di avere una classifica migliore alla fine del campionato. Siamo ormai chiuso il 2017, siamo tra qualche giorno è Natale, dopodomani. Auguri da fare e ringraziamenti. Sì, sì, faccio gli auguri a tutti quanti, a tutti gli sportivi, gaetani e non, a tutti quelli che amano il calcio, a tutte quelle persone che hanno bisogno di stare in famiglia, hanno bisogno di questi tipi di festività per avere un po' di allegria. Allora, sempre parlando di promozione girone D, mister Gaeta contro Alatri, abbiamo il mister dell'Alatri, Fabio Ceci. Allora, mister, in vantaggio 1-0 dopo... Cosa è successo che non si è riusciti più a mantenere quel vantaggio? Sì, siamo partiti, diciamo, abbastanza bene, anche se avevamo, prima del gol noi avevamo subito qualche azione di ripartenza loro, che è stato bravo il portiere. Abbiamo avuto la possibilità di andare in vantaggio, su quel vantaggio potevamo fare la nostra partita, e invece purtroppo abbiamo preso due gol balordi. Il primo su una punizione battuta a sorpresa, non siamo stati capaci, insomma, di metterci sulla palla. E il secondo gol è stato un infortunio del portiere, un rinvio sbagliato sui piedi dell'attaccante, che ci ha mandato praticamente il 2-1, ci ha tagliato un po' le gambe, non abbiamo avuto la forza di riequilibrare la partita. Poi il secondo tempo ci siamo rientrati in campo un po' con un po' più di spirito, volevamo assolutamente riportare in bilico la partita. Purtroppo c'è stato un altro ennesimo infortunio del portiere, oggi decisamente in giornata no, ma capita, non è una colpa del portiere, perché se sbaglia il portiere purtroppo si perde. E sul 3-1 la partita probabilmente è finita. Niente, complimenti comunque al mister, perché soprattutto in fase offensiva ha mostrato delle buone cose, sapevamo che era una squadra molto, molto forte sulla fase di possesso. E niente, noi dobbiamo solo approfittare degli spazi, delle azioni che ci potevano concedere,
ci sono state concesse, ma non siamo stati capaci in quelle azioni appunto di essere efficaci, e quindi complimenti a loro che hanno vinto meritatamente sul campo, e pensiamo alla prossima partita al Sora, ci attende un'altra partita molto difficile. Noi dobbiamo assolutamente cercare di fare, continuare a fare punti. Purtroppo il gioco c'è, ma non ci sono i risultati, e quindi dobbiamo prendere atto di questa cosa e cercare di cambiare qualcosa, insomma, nella nostra squadra. Allora, quindi ora 2 settimane di tempo, perché abbiamo una storia anche magari a livello di Serie C, sarà un campo difficile, saranno, nonostante Natale, saranno 2 settimane di intenso lavoro. Sì, noi dobbiamo cercare, dopo la partita di oggi, dobbiamo soprattutto cercare di recuperare il morale, perché ne usciamo veramente un po' delusi per come è andata la partita. È logico, cercheremo di lavorare ancora più duramente per cercare di farci trovare pronti alla ripresa del campionato e dire la nostra. Sarà una salvezza difficile, però noi penso che noi abbiamo tutti i mezzi per arrivare alla salvezza, e quindi lotteremo per questo.